Come da tradizione, l'ippodromo di Bologna nel giorno di Pasquetta ha coniugato lo spettacolo delle corse al trotto con le numerose iniziative che hanno animato il parterre. In apertura andiamo subito a sentire l'intervista realizzata da Giulio Luppi al vincitore della corsa principale, che è Marco Stefani con Cande Greppi. Marco Stefani con Cande Greppi vince questo handicap, il cavallo sta andando fortissimo. Marco, tuo papà sicuramente ha contribuito a, come allenatore, no, a farlo arrivare a questo livello. Abbiamo anche il proprietario, tra l'altro Alessandro Moretti, che è al primo acquisto praticamente di un cavallo da trotto. Primo acquisto, direi che non è andata male. No, hai visto assolutamente. Che punta di velocità c'ha questa cavalla? E poi mi sembra che non sia mai andata così forte. Non è mai andata così forte, almeno le ultime volte ha sempre fatto 12, un miglio. Adesso non so precisamente che tempo sia venuto fuori oggi, perché ho preso solo l'ultimo giro. Però ti dico, i programmi di questa cavalla sono un'altra corsa ad handicap, direi la Trieste Modena. E poi nel caso proveremo a fare qualche corsa importante, parametri permettendo. Tipo Renzo Orlandi, mi dicevi prima? Sarebbe il massimo, cosa dici? Ah, certo. Tra l'altro la divisa è già a livello del Modena, sì. Perché lui è di Parma, vedi, scuderia Nitto. Stessi colori. Però va bene anche per fare un Gran Premio a Modena, secondo certo, me. Certo, certo. I colori sono gli stessi, io devo solo dire grazie al team Stefani che ha contribuito a questo successo e mi ha reso veramente felicissimo. Io sono innamoratissimo di questa cavalla che è veramente adorabile. Alla seconda corsa si è svolto il confronto riservato ai gentlemen, vinto da Aldo Mignano e Balalaika Matto. Sentiamo i microfoni di Giulio Luppi. Siamo con Aldo Mignano, che ha vinto la corsa riservata ai gentlemen, con Balalaika Matto, che ha confermato l'ultima ottima prestazione. Oggi ha vinto in maniera direi molto disinvolta, anche perché il percorso è venuto molto semplice, in testa facile, nonostante il numero uno che spesso sì, può creare qualche problema. La versione era quella. Tutte passare alla prima curva, poi dopo sarà brava. Sì, hai fermato sul percorso, nessuno però è venuto all'esterno. Non aveva quei problemi là, non c'era bisogno di andare via. La cavalla mi sembra tornata a un ottimo livello comunque, sì, no? Sì, sì, è in forma, è in forma. Benissimo, allora, bravo, complimenti allora. E faccio i complimenti a Trevellin, che mi ha dato una cavalla perfetta da guidare e mi ha fatto vincere una corsa. Come anticipato in apertura, lo spettacolo è stato anche nel parterre con le numerose iniziative rivolte in particolare alle famiglie. Sentiamo il bilancio nelle parole del vicepresidente di Ippogroup Cesenate, Michele Canali. Sicuramente direi che quest'anno forse è stato l'anno migliore, c'è veramente tanta gente, tanti bambini, ci sono tante attrazioni, credo che Ippogroup abbia lavorato veramente bene, perché ci sono attrazioni diverse tra di loro ma che polarizzano l'attenzione dei più piccoli. Questo è l'obiettivo che ha Ippogroup già da un po' di tempo, richiamare famiglie, pubblico femminile e bimbi in un parco meraviglioso. Tant'è vero che anche oggi si è in mezzo al verde e con l'occhio sempre sulla pista per guardare le nostre corse. Soddisfazione per la buona riuscita della giornata anche nelle parole di Francesca Ritti, responsabile dell'ufficio stampa di Ippogroup Cesenate. Vediamo il successo in tutte le domeniche in cui vengono proposte queste attività per bimbi e famiglie. La città ne sente il bisogno, veramente ce lo chiede, e quindi anche in futuro per i prossimi mesi organizzeremo delle giornate di avvicinamento ai cavalli, grazie al contributo di Maddalena Varsori e di altre istituzioni che faranno dei corsi per avvicinare i bambini ai pony e al mondo equestre in generale, e poi tante attività a bordo pista come quelle condotte dalla didattica delle arti, proprio per sviluppare la fantasia e la creatività dei bambini tramite il cavallo. Tra l'altro ricordiamo che è sempre possibile durante le giornate di festa visitare le scuderie a bordo dell'apprezzato ippotram. Sì, l'ippotram ormai è un'istituzione qui sia a Bologna che a Cesena, è richiestissima la visita delle scuderie in sicurezza, appunto rimanendo a bordo del trenino. Molto apprezzati dai bambini sono stati i laboratori creativi a cura di didattica delle arti e le prove in sella ai pony proposte dall'azienda agricola Ariostea. Ne parliamo con Flavia Olivieri e Maddalena Varsori. Tanti bambini golosi, solo che in questo momento noi dipingeremo queste bellissime uova di Pasqua con dentro ovviamente
il principe dell'ippodromo, il cavallo, però le faremo in plein air ma con i colori speciali, quelli tipici di Pasquetto di Pasqua, ovvero con la cioccolata e con tutte le nuance di cioccolata. E quindi vedi, qua abbiamo già tutte le nostre alchimie, siamo un po' dei pasticceri pasticcioni oggi, però ecco, oggi si dipinge, non si mangiano queste cose, ma sicuramente si possono annusare, un po' un plurisensoriale divertente, un'esperienza che unisce la Pasqua, la cioccolata e ovviamente la dolcezza dei bambini e della bellezza di un giorno di primavera come questo. È andata benissimo, abbiamo fatto 60 messe in sella, la prossima volta forse ne faremo anche di più. E il rapporto tra pony e bambino, beh, è un rapporto arcaico quasi, no? Perché comunque fin dall'antichità questo rapporto c'è sempre stato e niente, e cerchiamo di comunque portarlo avanti, no? In qualche modo. Vedo che i bambini sono sempre estremamente interessati a questa cosa, anche molto rilassati, devo dire, perché abbiamo chiacchierato molto, quindi insomma è stato divertente sia per me che per loro. È molto importante il fatto di coltivare molto il rapporto tra bambino e pony, perché comunque è un tornare alla natura in qualche modo, in una società che è tutto fuorché naturale. E vedo i bambini sempre molto entusiasti, ne ho trovati moltissimi che erano già stati qua altre volte, sono tornati appositamente per questa cosa, quindi penso che è un'attività estremamente positiva. In chiusura torniamo in pista e andiamo a sentire il resoconto tecnico di Walter Cesaron, responsabile dell'ufficio tecnico di Ippogruppo Cesenate. Vorrei premettere che i veri protagonisti oggi sono stati i bambini e le loro famiglie e devo dire che l'ippodromo oggi ha regalato veramente una cornice molto molto piacevole, al di là dell'aspetto meteorologico, che è stato altrettanto un buon viatico, ecco, per la riuscita della giornata. Oggi abbiamo sancito, ecco, il ritorno in piena efficienza di DDF, che è una cavalla dalla genealogia regale e che probabilmente fino ad ora non ha avuto, ecco, diciamo, il suo completamento agonistico e i risultati che genealogia, morfologia e aspettative anche di allevatori e proprietari avrebbe meritato. Per quanto riguarda invece un sunto, ecco, della giornata, abbiamo appena premiato Candei Greppi, che è stato un brillante acquisto di un proprietario che, proveniente dall'equitazione, ha provato, ecco, l'avventura del trotto. Direi che come premessa siamo ad alti livelli, perché questa cavalla, comprata a reclamare a Firenze non più tardi del 31 gennaio di quest'anno, ha già inanellato un paio di successi con la nuova proprietà e sarà sicuramente una delle specialiste degli handicap in Emilia-Romagna e credo non solo. Per quanto riguarda invece il resto del convegno, ritorno alla vittoria di Balalaika Matto con il Gentleman in una corsa riservata appunto agli amatori che non hanno ancora vinto 40 corse nella loro carriera. Balalaika Matto ha frequentato ben altri palcoscenici rispetto alla condizionata odierna, però direi che il sunto tecnico della giornata si può sicuramente sostanziare in questi tre vincitori di giornata. Anche per quanto riguarda la giornata di Pasquetta è tutto, come sempre vi invito a seguire i canali dell'Ippodromo di Bologna.